Sana dedicato alla memoria di Fausto Rossano, che è stato psichiatra napoletano, scomparso nel 2012, è stato il direttore del Leonardo Bianchi, chiuse Leonardo Bianchi di Napoli, avviò tutta l'operazione di dismissione dei pazienti, del reinserimento sociale delle persone. E diciamo, lui ha lavorato tutta la sua vita mettendo al centro l'attenzione alle persone, i loro bisogni, e insomma un po' contro tutto e contro tutti, anche cercando poi in realtà soprattutto la collaborazione, creare, fare rete. E molti di voi qui hanno conosciuto la persona e anche il suo lavoro. Io sono un documentarista sociologo visuale, quindi in realtà con la psichiatria, la salute mentale, ho poco a che fare, se non appunto aver avuto un padre psichiatra. Però appunto dal mio punto di vista, quindi diciamo con l'audiovisivo, il mezzo cinematografico, ho voluto ricordare la sua figura. Per questo in realtà abbiamo creato il premio. Premio Fausto Rossano per il pieno diritto alla salute, non soltanto quindi salute mentale, se no proprio un diritto sancito dalla Costituzione, ma che sembra sempre, ogni anno di più, sempre meno attuato. Forse invece di cambiare la Costituzione bisognerebbe attuarla. Quest'anno faremo itinerante, finalmente, perché questo è stato dall'inizio un obiettivo, cioè andare in più punti della città, non rimanere statici, fermi, magari i palazzi, solo i palazzi istituzionali, e appunto creare una rete cittadina per parlare di questa problematica che è il diritto alla salute. Il diritto alla salute non ha quartieri, non ha latitudini, non ha classi sociali, è un diritto rispetto a tutti quanti. Se non è giusto che se ne parli in più parti della città. Sono arrivati oltre 200 film. Il problema per me, se fosse per me, io li proietterei tutti, perché tutti hanno un qualcosa da interessante, qualche messaggio da mandare, una forza, soprattutto poi con tematiche così delicate come il diritto alla salute. Però facciamo un concorso, quindi gioco forza, dobbiamo scegliere. E rimangono fondi dei lavori che sono, che valgono. E soprattutto poi ci troviamo anche un po' in difficoltà, nel comitato di selezione si trova un po' in difficoltà, perché ovviamente a fianco al professionista, magari il professionista americano, il professionista italiano, il professionista spagnolo, ti manda un film anche da un punto di vista artistico fatto perfetto, poi arrivano dei prodotti di qualità un po' più scarsa, ma che hanno un fortissimo valore sociale, e sono appunto quelli là che abbiamo definito nella sessione laboratorio. Al centro della pratica e del pensiero di Rossano c'era la persona, l'individuo con i suoi bisogni, non omologato. Devo dire che in questo senso ha interpretato bene anche il pensiero di Jung nel rispetto dell'individuo. Questo ha caratterizzato molto Fausto Rossano, che ha fuso insieme un rigore tecnico, scientifico, la sua formazione medica e contemporaneamente una profonda sensibilità alle esigenze e ai bisogni dell'individuo, cosa che forse in questo momento, senza forse probabilmente, è un po' fuori moda rispetto all'appiattimento, all'amalgama, ai protocolli, ai numeri, a tutto quello che finisce per annullare la soggettività. L'idea era sempre la stessa, cioè fare salute mentale non significa curare nel chiuso di strutture dedicate o anche di saperi illuminati le persone, ma si voleva riaffermare in ogni momento che una persona che ha problemi di sofferenza psichica deve continuare a vivere di dove è nato, di dove ama, di dove si muove. E questa che fu l'intuizione della salute mentale di tanti nel secolo scorso, cioè la centralità delle persone, la continuità delle loro storie, l'intreccio della clinica con la vita, oggi è che era stata ripresa dai nostri sistemi di salute mentale, dei servizi pubblici territoriali. Oggi si posso dire, senza possibilità di mentire purtroppo, che è a forte rischio di smontaggio. Cioè in questo premio, quindi l'idea anche del film, del cinema, dei corti, dei lunghi, di tutto quello,
ha a che fare anche con un'idea che aveva pure Fausto, che ho condiviso sempre, ma che l'aveva condivisa, l'aveva detta molto bene qualcuno un po' di anni prima, che era Maya Koski. Cioè, noi non ci stancheremo mai di pensare alla necessità del pane con il pensiero della bellezza della vita. Un investimento sulla comunicazione è un investimento di saggezza. Davvero oggi ci si chiede perché mai, di fronte a temi così tragici, insomma, il dibattito pubblico, politico, sembra tutto concentrato su cose che, se si vuole, sono da considerarsi ugualmente importanti, ma non intendo, diciamo, aprire oggi una discussione di cibo, insomma, sull'alta velocità, sul MOSA, piuttosto che sul ponte, sullo stretto di Messina, insomma, e nessuno trovi tempo a sufficienza per discutere di malati di Alzheimer, della salute mentale, degli adolescenti che incontrano, diciamo, fin dai primi anni della pubertà, droghe anche importanti, insomma. Cioè, nessuno ha tempo per discutere di questo, insomma, pare che questo debba vivere assolutamente in sottofondo, perché non si capisce per quali ragioni, insomma, dobbiamo imprimere una diversa velocità alla nostra esistenza per correre, chissà in quale direzione, lasciate una vita, l'impressione che si ha è che si tratti di una direzione assolutamente sbagliata, insomma, perché davvero una società civile occorrerebbe misurarla se è capace di mettere all'ordine del giorno l'assistenza per gli anziani, per i malati di Alzheimer, per garantire il diritto ai bambini a crescere bene, insomma, piuttosto che discutere delle cose di cui si discute anche in questi tempi. Ma di fronte alla tutela di alcuni diritti non può valere il principio e il vincolo della compatibilità economica del bilancio. La cultura sta messa male, e quindi il fatto che si leghino culture sociali in un problema del genere, così come in altre amministrazioni, io credo sia una cosa molto importante, perché anche la cultura dovrebbe far parte del bagaglio sociale di una nazione che si rispetti. E quindi è bene che stiano assieme, in questo caso stanno assieme con il documentario, o i documentari che vedremo in questi giorni, e il sociale, che appunto significa diritto alla salute, ma soprattutto giustizia sociale, perché il diritto alla salute è uno degli aspetti della giustizia sociale che molto spesso manca. Il documentario è diventato uno strumento che negli ultimi anni in maniera prepotente si è imposto a livello internazionale e è diventato un linguaggio che fa parlare non solo di se stesso, del mezzo cinema, ma fa parlare di cose che magari in altri modi, con altri mezzi non passano più. E il documentario è una cosa bellissima dei giorni nostri, importantissima, ed è un mezzo che ha la capacità di raccontare delle voci, dei personaggi, delle situazioni, delle vicende molto spesso forti e attuali, e lo fa però con un linguaggio, appunto, che è anch'esso forte, ma è anche estremamente moderno e che sicuramente è un futuro. Ma per noi quello che è importante è che tutti comincino a praticare i diritti. Forse se ne parla troppo rispetto a quanto si fa. Noi, come Emergency, dall'inizio, dal 1994, abbiamo scelto di entrare nei problemi. Noi adesso abbiamo, per esempio, un centro a Ponticelli e un centro a Castelvolturno, quindi parliamo di Napoli. E in tutti i nostri ambulatori, da un 3% iniziale di italiani che si rivolgevano a noi, sottolineo che da noi è tutto ovviamente gratuito, da un 3% di italiani che si rivolgeva a noi, siamo arrivati al 2015, quando l'ultimo dato parla di un 15-17% di italiani che si rivolgono a noi. Il servizio sanitario nazionale, che è nato con questi obiettivi, è naufragato. I colleghi che mi hanno preceduto, se per me siamo colleghi che ce la vogliamo tutti nello stesso sistema, è naufragato perché? Perché ha prevalso in questo discorso sociale un discorso ragionistico, economico. L'uomo non esiste più, esiste la provetta, esiste il suo sangue che deve girare per andare in laboratori che si trovano per delle funzioni multinazionali in India, in Marocco, e torna in Italia perché come referto, perché lì il lavoro costa meno. Onorare il padre è una cosa bellissima, lo c'è anche Camillo Sparta, onora il padre. E questo penso che tutti ci dobbiamo chinare a abbassare la testa,
chapeau a una persona che non conosco, ma a un figlio che pure il padre è senz'altro degno di rispetto e di ammirazione. È bello che dall'amore per una persona si possa trarre l'entusiasmo per molti. Ecco, io mi auguro che il premio vada, possa andare in questa direzione, dall'amore filiale o l'amore familiare che si può avere per una persona che non ha conosciuto, ha amato, possa invece nascere, essere generativo di qualcosa che possa entusiasmare in un periodo in cui di entusiasmo ce n'è un po' poco, tutti quanti noi. Grazie.